Carissime amiche e amici di Ade Gabri del Baule della Nonna. Allora, per prima cosa devo ringraziarvi per tutti gli auguri che mi avete fatto. Siete stati gentilissimi. Grazie, 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 grazie. Ok? E poi vi ricordo di iscrivervi numerose al mio canale. Perché è tutto, prima il piacere e poi il dovere, è tutto gratuito. Dopodiché andiamo a fare questo altro piccolo tutorial. E ve l'ho detto, ve l'avevo promesso, che avrei fatto delle rose che mi sono inventata io. Gira e gira, è sempre la stessa solfa, ragazzi, non è che mo'. Però ho fatto la prova e effettivamente sono venute carine. Oh, e io ho tutti questi pezzi di rimanenze di tende, vedete? Guardate che carini. Allora ho pensato, sdoppie non può essere perché poi si sfilacciano tutte, non reggono, eccetera. Però se noi le facciamo doppie, penso che possa andare bene. E infatti ieri ho fatto una prova e sono venute carucce. Eccole qui. Adesso le devo fare, perché stamattina mi sono un po' attardata a rispondere a tutte, a ringraziare tutte voi, carissime amiche, e allora me la sono presa comoda. Io ho preso un piatto piano da portata. Il vostro piatto, quello che misura, misura. Io l'ho fatte grandi, però avevo pensato, ma le faccio un po' grandi, un po' piccole, e poi dopo sono andata tutta con il grande, perché voglio fare un centrotavola che possiamo mettere dappertutto, mica è detto che deve essere messo solo sulla tavola, eh? Lo possiamo mettere vicino alla finestra, sui davanzali, all'interno, lo sapete voi dove collocarlo. Allora, perciò un piatto da portata, una bottiglia di plastica con dentro una piccola bustina con la sabbietta del gatto. Va bene? La sabbietta del gatto, io uso sempre quella. Chi sta vicino al mare? Anch'io sto vicino al mare, ma devo partire, devo andare a prendere la sabbia, mi devo insabbiare tutta. Per euro? Allora noi prendiamo la sabbietta del gatto, i fagioli, il riso, pim pum pam. Ma io prendo sempre questa, invece di sprecare il riso, i fagioli, ce li mangiamo. E allora andiamo a fare questa meravigliosa rosa. Io già ho fatto, vedete, quattro cerchi di quello che ho: giallo, lilla, blu. Il verde me l'ero finito, se no avrei potuto fare pure un po' di foglie, qualcosa per simulare la foglia. Oh, mo la voglio fare così, a righe. E niente, sono andata a fare un cerchio. Cerchiamo di non sprecarle queste stoffe. È venuta mia sorella a casa, no? Per salutarmi, per darmi gli auguri, perché oggi è il 22 marzo, perché io lo faccio il giorno prima per il giorno dopo, no? Il tutorial. Allora mi ha detto: mamma mia, ma che hai dentro sta stanza? Quanta roba che c'hai! Perché lei è di una precisa maniacale. Quando ha visto tutto questo, che poi l'abbiamo aggiustata adesso, giusto? E ha detto: mamma mia, quanta roba! Mamma mia, ha detto, quanta roba! È rimasta sconvolta. Ok, cerchio, l'ho detto, lo potete fare. Com'è sta penna? Ma non scrive più, forse ti va. Perché poi se no, se non la facciamo bene il cerchio, ci viene tutto un po' sgarrupato, come dico io. Andiamo. Marchiamolo bene. Ok, questa si vede poco e niente comunque, blu su blu. Mettiamo la nostra spilla e cuciamo il nostro bellissimo cerchio che poi diventerà una rosa. Vi faccio vedere in 4 e 4 8. Nel frattempo poi io accendo la colla e facciamo questo centro tavola. Vi faccio vedere in mezz'ora, sì e no. Questo il piatto lo lasciamo per terra. Ritaglio il pezzo.
Potete farlo con il cerchio, i cerchi li potete fare sia con il piatto da dolce, sia col piatto cubo, sia col piatto e anche più piccolino. Se voi avete dei piccoli oggettini da decorare, usate anche la rosellina più piccola, ma non eccessivamente piccola, perché? Perché se no non riusciamo a girarla. Ok? Guardando bene il segno che ho fatto, ecco perché sono piuttosto concentrata. Allora, questa è un'organza, no? Un'organza sintetica. Dove sta lo segno qua? E logicamente l'organza sintetica un po' sballonzola. Ma a noi non ce ne frega niente. Perché la rosa un po' deve essere, ripeto, devono essere più grandi, più piccoli dal cuore, dal bocciolo, poi noi ci allarghiamo. Questo punto tira qui dietro perché ha preso la ripresa, ho messo la carica perché a forza di rispondere, raga, mi si era finita la carica della batteria. Ok, ritagliamo. Adesso vi faccio vedere queste cose, perché il taglio deve essere centrale per ribatterlo, questo nostro cerchio. Allora, voi lo potete fare con gli avanzi delle tende, perché tante signore hanno detto che ci si può fare. Questa è una cosa, fare i fiori. Con quello che costano, dei fiori così vengono stupendi. Ok, questo li buttiamo perché non vale la pena tenere pure quei microbi. Perché se no, veramente, ragazzi, qua dentro ci soffochiamo di robe, perché noi compriamo sempre. Perché che cosa facciamo noi? Noi andiamo ai mercati, facciamo il giretto, ci divertiamo, facciamo la passeggiata, ci pigliamo il caffè con le amiche e poi dopo. E compriamo l'affare Zengete, no? Ci attira e lo compriamo. Che poi quando spendiamo 10 euro, 12 euro, perciò insomma possiamo pure andarci a fare una passeggiata e spendere 10 euro. E che cavolo, giusto, raga? Alla metà, vedete, proprio sulla metà, noi ci facciamo una tacchetta e lo giriamo. Io questi cerchi li ho stirati un po', perché come potete vedere sono piuttosto piatti, vedete? Anche se quando sono andata a stirarlo un po' il sintetico, non è che sembrava si volesse slabbrarsi, però è essenziale stirarlo. Oppure dovremmo fare una cucitura tutto intorno, ma non vale la pena. Non vale la pena, sta pazzia. Per delle cose che vengono benissimo lo stesso, perciò li mettiamo bene. Elegantemente con la saliva andiamo, vedete? Così col dito, e poi io ho lasciato il ferro acceso e mi vado a stirare il mio cerchio. Nel frattempo devo accendere la golla. Ah, ecco, vedete? La spilla non ce la metto perché dopo sotto al ferro fa casino. E adesso vado a stirare. Ecco qui, no? Bello stirato. Allora, noi che cosa facciamo? Lo andiamo a tagliare piuttosto altino, perché se noi lo togliamo proprio a spirale, noi abbiamo tanto tessuto centralmente che viene sprecato. Perché? Perché no, non è doppiato e poi rimane male. Perciò noi lo tagliamo, non lo so, io muovo da occhio. Poi vi dico, guardate, girando in tondo, cercando però, perché ci vengono in questo modo dei bei boccioloni. E allora sprechiamone, tagliamone poco. Vedete, noi gli diamo una specie di sbiego, già è rotondo. Vedete? E ritorniamo al punto di partenza. Ecco
Eccolo. E adesso noi lo arrotoliamo. Lo arrotoliamo con, mettiamo una protezione qua. Mettiamo la colla e arrotoliamo, incolliamo. Possiamo incollare o cucire. Prendiamo il filo a colore, ma io mo per fa prima per farvi vedere. Però se noi dobbiamo fare queste rose, allora iniziamo sempre dalla parte sinistra, mai dalla destra perché gira male. E allora facciamo il bocciolone, così semplice. Un po' di colla, poca poca, perché questa organza ci frega le mani. Attaccato, sì, un pizzichetto proprio sotto, e cominciamo a girare. Semplice, non lo metti il video sulle mani perché lo dovete solo girare. Girare, vedete? Tenendo la stoffa, perché questo viene un bocciolo, un bocciolone. E lo potete fare di tutte le misure. Aggiustiamo bene centralmente, che mi piace che gira. Un chicchettino ogni tanto. Vedete, questo gira da sé, guardate. Possiamo pure mettere più morbido. Più il cerchio è grande, più il bocciolo vi viene grande. Lo possiamo pure sbiegare alla fine, leggermente, senza torcerlo come faccio io con quei nastri. Leggermente lo spingiamo in fuori. Vedete? Lo pieghiamo così. In poco tempo fate una montagna di rose con, logicamente, con delle stoffe anche a colori o tutta una tinta, cioè potete creare una tantissime, ma tantissimi, tantissime rose senza tagliare la foglia, foglia, foglia. Oh, raga, ma noi facciamo tanto di quella roba che, cioè, mo se vogliamo fare un giorno una pazzia, se ci vogliamo fare un cuscino, e poi l'ultimo lo sbieghiamo all'interno e incolliamo. Io qui non ho messo né pannolenci per bloccare la nostra rosa, non vado a mettere niente. Perché? Perché è così evanescente che non serve a metterci altra roba. Vedete, questa è quella lì in organza azzurra. Adesso vado a fare tutte le altre, e poi le montiamo sul nostro centrotavola. Vi volevo dire una cosa. Pensate che meraviglia viene fuori? Guardate, con un piatto da portata, viene una rosa grandissima. Oh, vedete, dovete stare attenti a non a prendere, cioè il cerchio qui deve essere piccolo quando lo ritagliate, se no vi mangiate una montagna di stoffa che non viene utilizzata. Qui l'unica cosa, dovete stare attenti a non scottarvi le mani. Quella qui è il sunto della cosa. Lo possiamo sbiegare per aprirlo un po', questo nostro bocciolo. Con il piatto da portata potete sbiegargli ancora di più le rose, capite? Io adesso qui non lo sbiegate più di tanto, perché non verrebbe mai un rosellone grande. Perché il tessuto è poco. Ok, vado avanti. Fate le rose, ok? Io ne ho fatte 1, 2, 5. Ho preso un pezzetto di stoffa per il mio vaso. E fatto così, no? Per la grandezza. Ok, adesso io vado a stondare gli angoli senza fare nessun rotondo. Non penso che me ce la farà.
facciamo così, dai. Tanto va messo dentro e noi dobbiamo coprire la bocca del vaso. Ok, abbiamo un po' arrotondato e lo vado a bloccare con un nastrino. Vediamo, prendiamo questo piccolino, spostiamolo un po'. Scusate, ma non ho preso la metà bene. Allora, così si dovrebbe fare di norma. Usarte lo sanno, in modo che viene tutto ben bilanciato. Ok, io lo guasterei di nuovo, non vi prendete a male, se no da una parte è sbilanciato. Oh, così, adesso sì, e lo aggancio non esageratamente, perché vedete il vaso un po' si è piegato e allora lo tengo morbido. Lo allargo. E poi vado a sistemare all'interno la mia stoffa, all'interno del mio buco. Ecco perché l'ho lasciato largo. Così non mi si vede il contrario. Piano piano, stando attenti a non farlo uscire. Dal nastro. Mettendo un chicchettino, di colla, li facciamo come una sorta di pagnottella superiore dove noi andiamo a mettere le nostre rose. Dopo il laccio lo tagliamo, intanto ci lavoriamo e le mettiamo. Oh no, questa lì la metto proprio superiormente. Poi ci devo rimettere la colla. Poi dopo per allargarle un altro secondo tempo, facciamo sempre in tempo, capite? E mettiamo così. Mannaggia. Ci vuole pazienza a fare queste cose, eh? Tenere, non bisogna farsi prendere la fretta della lunghezza del video, perché no, se no siamo rovinate viene fuori una porcheria. E qua dai, ce lo mettiamo giallo. Io, siccome a me piace l'azzurro, è ceduto con l'azzurro. Teniamo. L'organza tiene poco, raga. Vedete? Come si deve raffreddare sulle mani. Perciò, raga, ci vuole tempo qua. Bo 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 bo.
Dai, l'ultima la mettiamo qui e poi io tengo, tengo fino a che non mi si ferma perché non ci posso mettere le mani sul... No. Ok, dai, non mi faccio perdere tempo, tengo. Una volta che noi abbiamo sistemato le rose, vedete, le possiamo aggiustare in questo modo. Fa ste cose, sembra che ci vuole poco tempo, ma non è così, perché bisogna farle come si deve. Poi se vediamo che l'organza è un po' rigida, noi la blocchiamo con un pochetto di colla, no? Per allargare la rosa. E magari la incolliamo una con l'altra. E riteniamo tutto. Un pezzo di merletto che ci è rimasto, facciamo il doppio della circonferenza del nostro qui sotto, no? E un nastro di raso, quello che ci avete. Io volevo mettercelo verde, ma non ce l'ho. E allora, e arricciamo il nostro nastro e merletto, semplice. Ok? Una cucitura veloce, senza tanti fronzoli, veloce, veloce, punti lunghi e facciamo in modo semplice. Una volta che abbiamo arricciato, ce lo sistemiamo l'arricciatura, ok? In modo che sia ben proporzionata. Noi vediamo la lunghezza che ci serve e vedete qua meno arricciato. Allora, ho imparato che queste cose così, se non sono fatte bene, vengono uno schifo. Allora, che cosa facciamo noi? Lo saliamo, il riccio lo saliamo in modo da non far vedere l'attaccatura e incolliamo, ok? Questo è anche un po' lungo, guarda un po', ricciamo un po' di più. E dai, cominciamo a... Magari uniamo, così non ci si vede l'attaccatura. Possiamo farlo pure con la macchina. Quante cose ho fatto con queste cose? Ho rivestito i cesti, tutto stile, questo stile un po'... no, shabby. Fatta una marea, prima andava tanto tanto di moda in negozio, ne vendevo tantissimi. Ecco. E incolliamo sempre su, su e teniamo un po', ok? Piano piano. Incolliamo e teniamo. Ce l'ho ancora i cesti in bagno foderati in questo modo. Poi questo non sarebbe manco finito perché qui ci si dovrebbe mettere tutti i nastrini e le perle. Chissà se ce l'ho, mo vado a vedere, va. Tanto ormai la facciamo completa, dai, ragazze. Perché queste sono cose carine, un po' preziose, allora vanno con tanti particolari, capite? Il cordoncino, dovrei tirare tutto fuori la roba, ma da una rosa che volevo farvi solo vedere la rosa, figurarsi. Ecco, questo per esempio, anche per una sposa, uno le fa tutto organza a bianco. E vengono bellissime, un attimo vedo.
Nastrino con il plumetti, facciamo tutti i fiocchettini e li mettiamo qua e là. E poi le perle, lo guardate, ma bianche non ce le ho più. Oggi l'ho regalate al mio pronipote, perché lui adora le conchiglie, eccetera. Allora sulle conchiglie gli ho messo ste perle, quando le vede, perciò me le sono finite. C'ho tutti i fiocchettini che andiamo a mettere dentro gli spazi vuoti, ok? Ho ritrovato il cordoncino, ragazze. Facciamo tutti i laccettini. C'avevo pure i fermacordoncini una volta. Guardate che fa ste cose. Uno ci si... Cioè io ci passo le ore per fare una cosetta stupida così. Mi ci perdevo proprio. Oltre ai fiocchetti facciamo tutti laccettini così. Li blocchiamo. Ci sono anche, erano dorati, adesso non so dove stanno, sicuramente in qualche scatola, ma è tardi e devo andare. Com'era? Messer Coniglio, vado. Ok, cordoncino e fiocco, e lo mettiamo sugli spazi vuoti. Scusate. Capite? Magari prima mettiamo il cordoncino e lo facciamo svettare così. Occhio, qua ci vorrebbe una penna vecchia, qualcosa. E sopra applichiamo il fiocco. Adesso ve lo faccio vedere. Aspettate. Così, cordoncino che svetta e fiocchetto, cordoncino qua e là. Se avevamo le perle, dovrei averle quelle piatte, ci mettevamo una perla sotto. Eccolo, vedete? Come crea l'atmosfera il cordoncino, bellissimo, eh? Sempre piaciuto a me. Andiamo, 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 che mo se fa notte, poi me menate, me menate. Oh, raga, oggi è il mio compleanno, eh? Ho promesso che vi avrei fatto il tutorial e l'ho fatto, perché oggi è il 22, è per domani, però non sta fa oggi. E, anzi, mi hanno chiamato per andare a pranzo, ma io mi sto a divertire con voi. E allora... Ma dove la mettiamo questa? Dove la mettiamo? Oh, mettiamo qua sopra, va. Sì. Lo girate, guardate i punti strategici. Ecco. Gli date un centrale. Poi ho queste. E queste ce le metto. Sono dei cristalli di plastica. Guardate. Mannaggia le bene. Qua e là per dare luce. Questo è un bellissimo regalino, ragazze. Lo regalate perché è lavorato. È lavorato e chi lo riceve lo capisce perché lo apprezza. Ecco, leviamo tutto. Dai, 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 dai,
qualcosa che ce lo ricontrolliamo. E ma pare che va bene. Da una bottiglia di plastica e due pezzi di stoffa. E allora, amiche mie, mettete mi piace, mi stanno a chiamare, mi vogliono festeggiare, mi fanno la festa. C'ho tutti i figli, ragazzi, che vengono a pranzo. E mio marito sta adesso ha cucinato con il grembiule che gli ho fatto l'altro giorno. Lui si piazza con il grembiule. Fa troppo ridere.
Eccolo, guardate che meraviglia, bello, questo me lo metto giù sotto, bi, 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 bu, bu. Iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, bi, bi, bu, e ci vediamo al più presto, ciao, non vi dico domani perché è, oh, mo vedo.